che io utilizzo per armonizzare gli accordi interiori. Non c'è mai nessuno che sia venuto via dal pianeta SMR scontento. Sembra che si stia svegliando. Buongiorno, come stai? Chi sono? Io sono la dottoressa Arasule del pianeta ASMR. No, non preoccuparti se mi vedi così, è la maschera che hai sugli occhi. È un rilevatore di stress. Ti abbiamo prelevato perché ci è arrivato a livello subliminale un tuo messaggio. Il tuo stress era arrivato a un punto tale che noi del pianeta SMR lo abbiamo percepito e siamo venuti a prelevarti. Adesso ti trovi nella stanza di decontaminazione dallo stress. Adesso piano piano ti toglierò la maschera. Non preoccuparti, è normale se stai vedendo dei colori, delle righe. È quella, è una maschera che ti abbiamo tenuto appositamente per decontaminarti dallo stress terrestre. Sì, non ti preoccupare, so che può sembrare strano, so che può sembrarti impossibile, ma ti assicuro che sono reale, non è un sogno. Sono reale. Chiudi gli occhi in modo che il passaggio dalla maschera alla luce normale della stanza di decontaminazione sia graduale. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Come mi stai vedendo? Ok, stai vedendo dei colori fortissimi. È normale. Poco passerà tutto questo. Adesso accenderò un attimo questa luce per guardare nuovamente le tue pupille. Non ti spaventare, eh? Ok, sono quasi tornate normali. Cos'è questo rumore? È il vento. Sul pianeta SMR c'è sempre tanto vento perché deve spazzare via tutti i pensieri negativi che vengono qui accumulati, perché a volte quando li togliamo alle persone non riusciamo a dissolverli del tutto, per cui il nostro pianeta è strutturato con un vento fortissimo in modo che i pensieri negativi vengano portati via e dissolti. Non preoccuparti, non è un vento. Anzi, ok, guarda, le tue pupille stanno tornando alla normalità. Vedrai che tra poco mi vedrai normalmente. Come ti chiami? Piacere, io mi sono già presentata. Ok, non appena mi vedrai. Che non ci siano stati degli scompensi dovuti al cambiamento di pianeta e al teletrasporto. Beh sì, certo, come credevi che ti avessimo portato qui col teletrasporto? Ovvio. Ok, continui ancora a vedere tutto colorato. Chiudi nuovamente gli occhi, fai un respiro profondo.
percezione del colore dovrebbe essere tornata alla normalità. Benissimo. Dovrò accendere ancora una volta questa luce per controllare definitivamente le tue pupille. Non spaventarti, magari potrà risultare un po' forte. Ok, questa è tornata alla totale normalità. Guardiamo l'altra. Ah, perfetto, perfetto. Bene, prova a seguire questa luce. Ma sembra che tu non abbia risentito assolutamente del teletrasporto. No, non è una pistola, è un misuratore di temperatura. Non preoccuparti. Qui c'è da stare tranquilli e basta. Non guardare la luce negli occhi, eh? Siamo sul pianeta SMR, la temperatura è diversa dalla Terra. Ti assicuro che è perfetta. I parametri sono questi. Allora, come ti dicevo, al tuo risveglio è stato fatto un prelievo perché ci è arrivato messaggio di stress eccessivo da parte tua. Lo so che non ne sei consapevole, lo so. Quindi noi ti faremo un trattamento antistress e poi, nello stesso modo in cui ti abbiamo portato qui, ti riporteremo a casa, ok? Perché dico noi? Perché avrò finito io ti manderò dal mio collega Gian. Sì, è un estremamente competente e mi fido molto anche del suo parere e dei suoi trattamenti, quindi io mi occupo dell'accoglienza e del primo soccorso, tra virgolette, e poi ti manderò dal mio collega Gian. Adesso tu non devi fare assolutamente niente, devi solo respirare profondamente e rispondere alle domande che io ti farò, ok? Cominciamo con un test tramite l'Energy Chime. Ok, bene, significa già che la maschera che ti abbiamo applicato non appena arrivato qui ha già iniziato a dare i suoi frutti. Questa vibrazione come la senti? Positiva. Perfetto, perfetto.
lievemente stonata. Ok, quindi andremo a lavorare su questo accordo, su questo, ok? Perfetto, questa mi confermi che va bene. Questa continui a sentirla stonata. Perfetto. Allora, lavoriamo su questo. Questo è lo strumento che io utilizzo per armonizzare gli accordi interiori. È selenite. Ma noi qui sul pianeta SMR abbiamo dei segreti che voi non potete neanche immaginare. Benissimo. Allora, tu non devi fare altro che rilassarti. Penserò a tutto io, d'accordo? Bene. Respira profondamente. Io con questa selenite sto accordando la tua interiorità. Perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Ok. Quando tornerai a casa, tutto l'eccesso di stress che avevi accumulato si sarà dissolto. Ti aiuteremo noi. Noi del pianeta SMR. Puoi stare in completa tranquillità. Non posso dartela. Mi serve per il pronto soccorso, per tutte le persone super stressate che preleviamo. Bene, adesso rifacciamo il test dell'accordo stonato, ok? Allora, riproviamo. Migliorato. Benissimo, ma non lo senti ancora perfettamente intonato. Riproviamo un'altra volta, ok? È quasi perfetto. D'accordo. Allora, senti, facciamo così. Io adesso ti mando dal mio collega che si trova nella stanza accanto. Non preoccuparti, è un po' strano a vederlo, c'ha dei segni strani sulla faccia, ma insomma un po' particolare, ma qui sul pianeta SMR siamo tutti un po' strambi, cioè anch'io proprio normale, normale non sono, vero? No, per gli standard terrestri no, vero? Lo so, ne sono consapevole, per questo ti ho detto di non spaventarti appena hai aperto gli occhi. Mm. Allora, ti dicevo, ti mando dal mio collega.
test, delle domande, non lo so perché di solito non vado a curiosare quando lavora, ma comunque è bravissimo e non c'è mai nessuno che sia venuto via dal pianeta SMR scontento, quindi ti affido alle sue cure. Mi ringrazi, ma figurati, è un piacere. Accomodiamoci nella stanza accanto. Ce la fai a stare in piedi? Sì, benissimo. Andiamo. Salve, sono il dottore Gian Alieno. Dopo il trattamento con la dottoressa, adesso passiamo